chi ha vinto? Bo, diciò Angiolin. Diciamo che due sono i partiti in pole position, Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra. Il tutto si percepiva già nell'aria, il grande desiderio di cambiamento. Diciamo pure che non mi sembra un voto di protesta. Male, malissimo, il PD che esce con le ossa rotte. A questo punto la domanda è d'obbligo e prossimamente l'Italia riuscirà ad avere un governo oppure si ritornerà alle urne? Eh sì, come dire, punto interrogativo, ma con quale alleanza? Senz'altro nessuno ad oggi potrà dare una risposta. Il compito, la palla passa al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Siate responsabili, dice lui. Noi abbiamo ascoltato il coordinatore del circolo PD di Vallata, l'ingegner Manolo Pierannunzio. Dopo il tracollo del suo partito, quali saranno i prossimi sviluppi per la nostra Vallata? Sentiamolo al microfono dell'avvocato Luca Salini. Allora, buongiorno a tutti gli amici di TV Bis. Riprendiamo quello spazio dedicato alle problematiche di Bisenti, dando spazio al consigliere di minoranza di Bisenti, consigliere del Partito Democratico, Manolo Pierannunzio, il quale si presta gentilmente a rispondere alle nostre domande. Non a caso siamo di fronte a questa struttura, il centro prelievi, famoso centro prelievi di Bisenti, di cui si parla da tanto tempo per la famosa sistemazione. Pare che adesso, diciamo, questo progetto di sistemazione sia diventato realtà. Ci illustri le novità in merito? Innanzitutto Luca, grazie, e grazie a te, grazie a Luigi per questo importante spazio che ci riservate e che riservate anche a me, così come tutti gli altri personaggi di Bisenti, per poter documentare quello che succede. Sì, quello che mi verrebbe da dire in merito al centro prelievi è che ad oggi sfatiamo quelle che erano le voci rincorse in queste settimane, che era soltanto una promessa elettorale. Quindi ancora una volta questo dimostra il nostro impegno per il territorio di Bisenti, a prescindere dai colori politici e soprattutto a prescindere anche dal periodo delle elezioni, perché questa è stata una battaglia che si sta concludendo con un lieto fine, iniziata 2 anni fa dal gruppo di consiglieri di minoranza e che oggi, come ha detto giustamente, vede per fortuna l'inizio dei lavori. Pare siamo stati rassicurati che entro giugno dovrebbero ultimarsi i lavori. Hai fatto un accenno alla campagna elettorale in merito, diciamo, alla vicenda del centro prelievi, comunque ci hai dato un'informazione preziosa che diciamo, rappresenta un'ulteriore speranza per il popolo bisentino, che sappiamo che ultimamente è stato un po' dimenticato e abbandonato. Parlavi di elezioni, siamo reduci, siamo a pochi giorni, diciamo, dallo spoglio delle schede elettorali. Si è votato in tutta Italia. Ecco, vogliamo fare un primo bilancio di queste elezioni partendo dal livello nazionale, una panoramica di queste elezioni. Sicuramente a livello nazionale, diciamo, ci sono i più esperti per fare questo tipo di valutazione, però quello che posso dire da libero cittadino è che sicuramente la vittoria è stata netta, quindi sono emersi 2 partiti. Movimento 5 Stelle e Lega, probabilmente sono riusciti a catalizzare un po' quelli che erano i malumori degli italiani. Quindi automaticamente anche, insomma, Bisenti poi è stata proiettata verso questi risultati, che poi sono risultati comunque... Secondo te cosa ha spinto, diciamo, l'elettore a votare per i 5 Stelle e per la Lega Nord? Sicuramente la grande delusione, o meglio le aspettative tradite da parte del PD e probabilmente anche dagli altri gruppi di sinistra. Io vedo come il Movimento 5 Stelle un partito dove insomma, vanno a confluire i voti della delusione dei cittadini, perché probabilmente anche da Renzi ci si aspettava qualcosa di diverso, sicuramente sui temi molto più importanti, insomma, occupazione, immigrazione e sociale, insomma, pochettino così, ecco, ci ha lasciati perplessi un pochettino a tutti quanti. Invece a livello regionale mi volevo soffermare su un aspetto. Il presidente D'Alfonso si è candidato al Senato, al collegio proporzionale Abruzzo, e ha impostato la sua campagna elettorale sull'Abruzzo al governo. Adesso pare che abbia optato per scegliere, diciamo, il seggio senatoriale a discapito della presidenza della regione.
però ovviamente il Partito Democratico è uscito sconfitto, come hai sostenuto anche tu. Ecco, come la vedi questa vicenda? Magari può creare un po' confusione nell'elettore abruzzese. Sicuramente avere un rappresentante come D'Alfonso al governo credo che possa essere un beneficio, anzi spero che possa essere un beneficio per l'Abruzzo e per tutti i cittadini abruzzesi. Lui stesso in più occasioni, anche qui a Bisenti, ha ribadito della necessità di avere un rappresentante a livello nazionale e speriamo insomma che lui stesso comunque possa riuscire nella sua impresa, in quanto l'Abruzzo purtroppo per tanti anni è stato dimenticato nei palazzi che contano. Ecco, voi del Partito Democratico locale, dalla Valle del Fiume, vi siete impegnati per diciamo sostenere tutti i candidati del Partito Democratico. Sei rimasto anche tu deluso diciamo dall'esito delle urne, oppure ti aspettavi un risultato, oppure sei soddisfatto del risultato che avete ottenuto, oppure forse ti aspettavi un risultato al di sopra delle aspettative? Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno dato fiducia al Partito Democratico e soprattutto un grazie anche a quelle persone che hanno deciso di non salire sopra il carro dei vincenti, dei vincitori, scusami, anche perché è facile poi per le persone salire sul carro e soprattutto andare lì dove tira il vento, e questo ne abbiamo avuto dimostrazione in più occasioni, soprattutto a Bisenti. A livello di soddisfazione, diciamo che noi come gruppo democratico di Bisenti abbiamo preso circa 2% in più rispetto alla media della provincia di Teramo, e quindi questa è una piccola soddisfazione. Ovviamente anche qui a Bisenti è uscito vincente il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, e adesso speriamo che, avendo loro ottenuto fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini, non deludono i cittadini e assicurano anche una certa presenza sul territorio. Questa cosa la vedo strana perché in tutti questi anni, al di fuori dei consiglieri regionali di centro-sinistra, a Bisenti e nell'intera Valle del Fino non è venuto nessuno, quindi tranne Quagliariello, che è venuto a fare campagna elettorale anche in privato, quindi senza imitare la cittadinanza. Speriamo, ripeto, che loro assicurino una certa presenza, e speriamo che ogni qualvolta ci sono dei problemi per i cittadini non dobbiamo ricorrere al blog di Beppe Grillo oppure al forum insomma di Matteo Salvini, ma possano essere presenti qui nel territorio di Bisenti, come lo è stato il consigliere regionale Monticelli, come lo è stato il vicepresidente Lolli, come lo è stato Renzo Di Sabatino, come lo è stato Silvio Paolucci, come lo è stato Luciano D'Alfonso, Stefania Pezzopane, Dino Pepe e tanti altri. Quindi questi sono alcuni dei nomi di tutti i consiglieri e rappresentanti che sono. Anche tu hai fatto questi nomi, però considerando diciamo la caratura di questi nomi, anche gli incarichi che hanno ricoperto a tutti i livelli, forse in virtù della loro presenza sul territorio qualcosa in più si poteva ottenere. Si deve ottenere perché siamo consapevoli che comunque il nostro territorio è stato un territorio abbandonato per decenni, ed ovviamente sappiamo anche che la burocrazia non gioca dalla parte delle istituzioni, e sappiamo benissimo che noi come gruppo dobbiamo continuare a sollecitare gli enti istituzionali per quello che riusciamo a fare, senza ovviamente sostituirci poi all'amministrazione comunale, al sindaco, che sono i primi rappresentanti di un territorio. I 250 voti presi dal Partito Democratico a Bisenti, come li reputi? Un successo oppure una delusione? Allora, considerando il trend nazionale, sicuramente aver preso 250 voti a Bisenti è stata una conferma di quello che è successo poi nel 2013. Nel 2013 il centro-sinistra ha preso indicativamente anche 220-230 consensi, e quindi se andiamo a paragonare il tutto con il 2013, diciamo che siamo riusciti comunque a non perdere anche a livello di consensi, considerando anche che abbiamo avuto un candidato locale, quindi Roberto Legnitti, che ha fatto anche una bellissima figura e sicuramente insomma anche si è comportato bene. Ultima domanda, volevo parlare di un aspetto di cui si parla poco, o meglio la presenza del Partito Democratico sul territorio bisentino. Tante vicende non si conoscono, ad esempio molti ignorano chi sia il coordinatore comunale. Non so, vuoi dare delle delucidazioni ai cittadini su proprio la presenza materiale del partito a Bisenti? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la presenza materiale del partito, questa cosa è venuta fuori subito dopo le elezioni, nel senso che alcuni soggetti che hanno partecipato poi anche alla campagna elettorale vicini a questo partito ci hanno chiesto di riprendere in mano il partito. Ovviamente
noi inizialmente eravamo anche abbastanza perplessi, però poi strada facendo comunque si sono aggiunte delle nuove figure, quindi figure che non hanno mai avuto esperienze in politica, e quindi la cosa è stata così anche abbastanza soddisfacente. E quindi ad oggi avere un partito democratico oppure un altro partito in un territorio locale sicuramente è di fondamentale importanza e anche strategico, perché funge sicuramente da collegamento con gli enti istituzionali superiori, quindi regione, provincia o altro. Quindi io credo che sia fondamentale avere un partito sul territorio, in modo anche da essere da stimolo per l'amministrazione, per le amministrazioni locali, e anche, come dicevo prima, per fare da collegamento con gli enti istituzionali superiori. Ringraziamo il consigliere Prannunzio, ringraziamo TVBIS e il nostro cameraman Luigi Lucci per la disponibilità, e vi rinnoviamo l'appuntamento per episodi futuri di questa bella trasmissione. Buona giornata.